stiamo andando con Paolo De Pin a Tallinn per fare una verifica, senza nessuna particolare volontà di accendere conflitti. Io ero andato a Tallinn non per fare polemiche, ma per aprire una discussione con l'opinione pubblica che avrei incontrato. Sono stato impedito, ci ritorno per affermare il diritto di un cittadino europeo di muoversi liberamente sul territorio europeo. Questo è il primo punto fondamentale. Questo diritto è stato violato senza motivazioni. L'Europa si è costituita sulla base di un progetto di pace e di, proprio di pacificazione. Dell'Europa fa parte integrante la Germania, che è stata responsabile diretta come paese della seconda guerra mondiale con il nazismo. Eppure noi abbiamo trovato, tutti gli altri, diciamo così, hanno trovato il modo per trovare insieme una prospettiva della costruzione di uno Stato sovranazionale democratico. Poi sono entrati nuovi membri, i quali a quanto pare sono entrati dentro l'Europa con una visione totalmente diversa, che è quella invece di, in qualche misura, di ritenere che ciò che è stato sconfitto dall'alleanza dei paesi antinazisti non è stato giusto. Quindi praticamente entra dentro l'Europa, è entrato dentro l'Europa una specie di virus esterno. Ora, è impossibile trovare una convergenza. Una convergenza si può trovare solamente nel momento in cui questi paesi, tra cui l'Estonia, fanno un serio processo di denazificazione. L'Estonia fu considerata e si considerò Judenfrei, in tedesco vuol dire paese liberato dagli ebrei nel 1942, prima ancora che Hitler decidesse l'avvio della soluzione finale dell'Olocausto. Dunque, c'è un passato che l'Estonia deve riprendere sotto il suo apparato critico. Se non lo ha fatto fino ad ora, bisogna che l'Europa glielo ricordi. Questo passato è un passato in cui sono stati sterminati sul territorio estone con l'apporto diretto delle autorità estone e con i volontari estoni delle SS. È stato costruito e realizzato un vero e proprio sterminio. Ci sono le prove di quello che sta accadendo in Ucraina con l'appoggio diretto dei governi del Baltico, è la reintroduzione del nazismo in Europa. Non è semplicemente un colpo di testa o un momento settoriale o transitorio, no, c'è qualcosa di molto peggio. C'è lo schieramento degli ex paesi del blocco di Varsavia, in testa al quale ci sta la Polonia e poi subito dopo le tre repubbliche baltiche, che puntano a una vera e propria interpretazione revanchista. Se questi signori impongono questa linea, significa sostanzialmente che l'Europa si lascia prendere in ostaggio da un gruppo di paesi e un gruppo di stati. Chi c'è dietro? Sono loro che sono in grado di esercitare questo potere sull'intera Europa? Ma niente affatto. Sono gli Stati Uniti d'America che spingono in questa direzione. Per cui noi ci troviamo di fronte a un'Europa che non è più l'Europa che volevamo, perlomeno non è più l'Europa che voleva la parte democratica dell'Europa, e nello stesso tempo di fronte a una rottura drammatica con l'immenso paese della Russia. È interesse dell'Europa questo? Io credo che questo non sia assolutamente nell'interesse dell'Europa e ci porta in guerra. Un viaggio con Giulietto Chiesa per Tallinn, per difendere i nostri valori di democrazia e soprattutto di libertà di parola. Siamo arrivati a Tallinn, sono ben felice di accompagnare Giulietto Chiesa in questa missione. Speriamo vada tutto bene. Riton Hotel, Olympia Hotel ancora. Ecco, vedi, quello c'è anche. Sto io di bagnare, sto io a di nazionale.
Le mie idee certamente non piacciono a una parte di questo gruppo dirigente, ma volenti o nolenti questa questione la dovrete affrontare. Se poi vincerete voi, va bene, vorrei dire che allora noi dovremo uscire da questa Europa, perché questa Europa sarà invivibile. Quindi le vostre idee portatele avanti come potete, ma sappiate che sono incompatibili con questa Europa, molto semplice. Siete voi che siete fuori dall'Europa.